51, 54, 55 km orari, ragazzi, 56, su una strada sterrata. Si salta, guardate, si sale, si salgono le scale. Ed eccoci qui con questa fantastica Duoz S26. E per questo test ride, recensione di questa Duoz S26, voglio iniziare direttamente in sella per farvi vedere cosa si riesce a fare con questa e-bike, che definire un e-bike è riduttivo, perché veramente qui rasentiamo a tutti gli effetti quella che è la filosofia di una moto, a tutti gli effetti di un enduro, ad esempio la Dall'Aria 50 elettrica. Quindi se siete interessati alla scheda tecnica e alle caratteristiche, vedendola diciamo da un punto esterno tipo così, la metterò a fine video, quindi potete andare sia direttamente adesso a fine video oppure aspettare. Voglio iniziare direttamente in sella perché di test se ne possono trovare tanti. Voglio subito andare al sodo e farvi vedere come va. Ovviamente mentre sono in sella vi parlerò un po' anche della scheda tecnica, ma poi ripeto, a fine video ci sarà un approfondimento. Vi faccio vedere sin da subito che sulla destra ho installato l'acceleratore, che ovviamente è in dotazione, incluso nel prezzo. Vi ricordo anche che col codice sconto MARS94 potrete avere uno sconto di 50 euro in fase di acquisto. Attenzione, Duoz mi ha comunicato che se inserite il codice sconto MARS94S26 avrete uno sconto di 70 euro, 20 euro in più. Partiamo subito, e ancora prima di dirvi come si sta in sella vi voglio far notare questo tastino DS. Praticamente si attiva il secondo motore sull'anteriore, un motore da 750 watt che in accoppiata a quello presente sul mozzo posteriore scatena in totale 1500 watt di potenza, ma soprattutto abbiamo una trazione integrale che ci permette di fare questo. Guardate, questo è un muro, ragazzi. Praticamente riusciamo a salire pareti così. Vedete che è già slitta anche la ruota davanti, infatti adesso ho disabilito il motore. Quindi andiamo per ordine e partiamo subito da come si sta in sella. La triangolazione sella pedana manubri è una triangolazione parecchio aggressiva. Io ad esempio ho regolato la sella più bassa di quella che in realtà è per la mia altezza, perché così mi permette di avere un migliore controllo in fase di fuoristrada o di, diciamo, acrobazie, perché adesso come vedrete io con questa bici riesco anche a salire le scale, non soltanto a scenderle, quindi riesco ad andare su per le scale. Il manubrio è un manubrio molto largo, bello, dà una grandissima sensibilità e un bel feeling al tatto, però è molto caricato in avanti, anche per questo tengo la sella regolata un po' più bassa rispetto alla mia altezza, e i pedali sono i classici pedali, quindi diciamo è molto aggressiva la triangolazione sella pedana manubrio, da vera mountain bike tra virgolette enduro S26, perché ha due cerchioni da 26 pollici con degli pneumatici da 4 pollici veramente fatte, veramente spessi e super super tassellati. Freni idraulici, la bici si arresta da 50 km orari a zero in pochissimi metri, anche regolabili, quindi ottimi. Buttiamoci subito nella terra bagnata, perché è mattina, per fare questo video con poca gente mi sono svegliato presto stamattina, e vi parlo anche della ciclistica. Guardate, siamo proprio su un terreno super accidentato, erba bagnata. La forcella all'anteriore regolabile sia nel precarico sia con la possibilità di bloccarsi per delle salite più estreme, risponde perfettamente alle asperità. Ora ho attivato anche il motore anteriore con il pollice. Ci abbiamo anche un ammortizzatore al posteriore, che devo dire più che un ammortizzatore di una fascia bassa, perché copia veramente benissimo le asperità, per esempio in questo momento dello sterrato, ma senza scalciare, quindi un ottimo ammortizzatore. In questo momento sto facendo per esempio questo percorso che potremmo definire di single track di una mountain bike. Vedete che è già tracciato, non so da chi. Come vedete non sto pedalando, siamo con l'acceleratore, e quando vi dico che sembra una moto, non scherzo, cioè non lo dico in maniera esagerata, ma ditemi voi se questa vi sembra una bici. Tra l'altro, come tutte le altre Duoz, ha 5 livelli. In questo momento siamo a 2 su 5, adesso mettiamo a 3. Guardate come anche solleva la terra il tassello, anche all'anteriore, perché è una trazione anche anteriore. Vedete, come una moto, ragazzi. Wow, che coppia che ha! Più di 100 Nm di coppia, ragazzi. E guardate, slitta anche all'anteriore. Infatti l'unica cosa a cui si deve stare attenti è non mettere tra i difetti, perché un pilota poco esperto, sia di bici che di moto, potrebbe trovarsi in difficoltà. Guardate, per esempio, non so se si nota dalla videocamera, ma la ruota anteriore è proprio slitta, un po' come una macchina a trazione anteriore, no? Quando si dà troppo gas con le ruote girate. Esattamente allo stesso modo, quindi si deve stare un po' attenti. Ovviamente il motore anteriore da questo tastino si disabilita. Ecco qui, per esempio, la pendenza si fa incredibile. Io non sto pedalando e riusciamo ad arrivare alla fine. Questo test ride l'ho voluto iniziare così, subito, mostrandovi le doti di questa bici in off-road, perché se volete comprare questa bici non è soltanto per andare al lavoro o per andare a fare la spesa o per usarla in città, è sicuramente perché volete divertirvi in fuoristrada, e questa è la bici giusta
per fare questo. Il prezzo è in linea con le concorrenti, anzi direi più economico delle concorrenti. Le due sono veramente economiche. Siamo all'incirca a 1.300-1.250 e col codice sconto MARSO94 avrete un ulteriore sconto di 50 euro. Adesso andiamo in un terreno un po' più veloce che c'è qui vicino. Intanto che è bello andare in bici ad Hannover di mattina, di domenica mattina. C'è pochissima gente, gente che va in canoa. Si salta. Scendiamo anche le scale. Guardate. Madò, che bellezza ragazzi, che bello. Adesso proveremo anche a salire le scale, però prima mi devo scaldare un attimo. Il cambio a 7 rapporti, che aiuta molto la pedalata, e il cambio a 7 marce è perfetto. La rapportatura è eccezionale perché la settima, il rapporto diciamo più lungo, la pedalata si sente anche fino a 40 km/h, mentre la prima è super leggera. Io per esempio in questo momento sono in quinta, mi sembra, ma posso mettere anche in quarta. Di solito con le bike non si usa tanto il cambio meccanico, ma in questo caso invece sì, è tarato giustissimo e si usa alla perfezione. Scendiamo di nuovo le scale. Ok, voglio provare a salire le scale anche se è un po' umido. Ovviamente ho il casco e i guanti, cosa che consiglio comunque quando si utilizza questi bike. Guardate, si sale, si salgono le scale. Pazzesco. Ora facciamo passare questi. Allo. Cioè, vedete che cosa intendo, ragazzi? È una bici o è una moto questa, ragazzi? È una bici o è una moto? Sì. Uno. E due. Spettacolo, ragazzi. Ditemi voi se questa è semplicemente una bici. Cioè, vedete le sospensioni anche come reagiscono perfettamente. E a tutti gli effetti è enduro questo. Cioè, è a tutti gli effetti un superare gli ostacoli come una moto da enduro. Tra l'altro il gas lo tengo a metà per farvi capire. Guardate, metà gas. Duoz S26, la bici secondo me è definitiva. Ecco, una cosa che c'è da dire è che ovviamente doppio motore da 1500 watt, batteria capiente da 20 ampere, da 960 watt-ora, pesa addirittura 5 kg, quindi qual è il contro, diciamo, il difetto di questa bici, di questi bike? Il peso. Siamo sui 38 kg, quindi quasi 40 kg, sfiora i 40 kg. Che dire? Ovviamente quando si accelera il peso non si sente, cioè comunque rimane una bici leggera, ma quando si pedala, obiettivamente sì. Quando si fanno ad esempio le scale di casa, io l'ho salita nel mio appartamento al secondo piano, il peso si sente. Eventualmente portarla su un tram, su un autobus, su una macchina, ecco, il peso si sente. Quindi ecco, sicuramente tra i difetti c'è da mettere il peso, però ovviamente è tutto proporzionato. Più una bici ha una migliore ciclistica, migliori gomme, migliori motori, migliori sospensioni, migliore batteria, miglior controller anche per gestire tutta l'elettronica, miglior telaio che ti permette di fare acrobazie, come avete visto che io, cioè veramente, queste sono acrobazie che si fanno con una moto da enduro, che freni idraulici, tutto quello che vi ho detto fino ad ora. Questo va ad aumentare il peso. Ora andiamo in una strada un po' più sperduta e facciamo un test di velocità massima. Tra l'altro lo faremo su sterrato, perché tanto questa bici con queste gomme da sellate e questa ciclistica non ha problemi. Non ha problemi ad andare su sterrato anche a oltre 50 km/h. Sono troppo felice di collaborare con Duoz, perché veramente questi prodotti regalano felicità, soprattutto per me che sono amante delle moto, dell'enduro anche. È uno spettacolo. Andiamo in questo percorso che vi ho fatto vedere anche in altri test ride, dove posso testare un po' invece l'utilizzo su strada. 35 km/h, 37 si stacca, si esce un po' col corpo, col pedale sinistro alzato e quello destro abbassato, perché siamo con una curva a sinistra. E si riescono a fare delle proprie vere pieghe, perché comunque le gomme hanno una spalla alta e sono larghe. Quindi il comportamento veramente è quello di una moto, ma stavolta, cioè, siamo veramente più moto che bici, ecco. Cioè, se non avessi pedali si potrebbe chiamare moto, cioè tranquillamente. Questa sì, cioè, credo che anche voi che state guardando il video, nonostante dal video ovviamente tutto filtrato e non è come guidarla, cosa che vi straconsiglio di provare. Vi ricordo anche che potete acquistarla a rate con PayPal, finanziamento 3 mesi a tasso zero, e ovviamente c'è la possibilità di reso entro 14 giorni se volesse restituirla, ma sono sicuro che ve la terrete perché è spettacolare. Il doppio motore dà una potenza che appunto è di 1500 watt, ma per farvi capire, in cavalli siamo quasi sui 3 cavalli, cioè 2,5 cavalli, più o meno 2 cavalli e mezzo. Il motore elettrico rispetto al motore a scoppio dà la coppia istantanea, non ci si deve aspettare che il motore entri in coppia. Guardate, 45 km/h, staccata, guardate anche i freni, e ci si inserisce in curva. Siamo 1500 watt, si percepiscono quasi come, non so, 10 cavalli,
di un motore a scoppio. 48, andiamo a frenare, stiamo mettendo sotto sforzo l'impianto idraulico dei freni con i dischi da 180 mm e senza pedalare. 46 km orari, staccata. Che divertimento, ragazzi. Che divertimento. E che maneggevolezza. Guardate anche come si sale, si scende dai marciapiedi. Una cosa meravigliosa. 48 km orari e si stacca. Adesso però usciamo da questo pistino, come lo chiamo io, e andiamo nel fuoristrada. Impostiamo una velocità tipo di 3 di display. Io qua ad Hannover da un annetto, ma sto scoprendo soltanto ora questi posti fantastici per andare in bici. Entriamo qui nel percorso di fuoristrada vero e proprio. Abbiamo sia foglie che erba super bagnata, abbastanza alta anche. Si deve stare attenti col gas, soprattutto perché abbiamo trazione integrale, vi ricordo. Quindi potrebbe slittare anche la ruota anteriore. Ci vuole veramente sensibilità sull'acceleratore. Ecco, guardate le foglie. Quindi io qua per esempio l'ho disabilito col pollice sinistro, vedete, si disabilita. Io utilizzo per ora soltanto la trazione posteriore perché non mi fido ovviamente sulle foglie bagnate. Il motore posteriore ovviamente ci permette tranquillamente di andare in fuoristrada su terreni non troppo in salita. Guardate, c'è anche il ghiaccio, non so se si nota perché in questo momento ci sono 5 gradi. Siamo in pieno autunno, cioè oddio, siamo praticamente in autunno e qua in Germania a ottobre si incomincia ad andare sullo zero di notte. Come vedete è una bellissima giornata di sole, si sta veramente bene, la giornata perfetta per fare un'uscita in e-bike enduro. Questo terreno, come vedete, è ricoperto di erba ed è con un fondo completamente di terra, anche molto soffice. Le ruote, come vedete dalla videocamera, sono completamente bagnate dall'umidità della notte, ma riusciamo a tenere un'andatura che in questo momento è di 20 km orari in assoluta scioltezza. L'acceleratore lo tengo più o meno a 3/4 per farvi capire, e si riesce a fare tranquillamente questo percorso di single track meraviglioso, meraviglioso. Qua già siamo sui 26 km orari tra le piante. Adesso usciamo di qua e da qui dovremmo andare in una strada bellissima che ci porta tipo in una ferrovia. Attiviamo il motore anteriore e guardate come il NOS, come quando si inserisce il NOS. Con la velocità 3 siamo a 39 km orari. Mettiamo anche una marcia più alta, tipo la settima. Guardate, siamo a 40 km orari, quello che dicevo prima che il cambio è perfetto. La pedalata è dura, non è molla, vedete, non sto pedalando a vuoto, anzi, guardate, quando pedalo la velocità aumenta, 40. Quindi è perfetto il cambio, veramente perfetto. Voglio andare così, di terza, 40 km orari già potete capire che va benissimo. Poi facciamo più tardi un test di velocità, ma io non andrei oltre la terza, anche perché se il motore, secondo me, se l'erogazione del motore è migliore con la terza. Ovviamente la bici è limitata a 25 km orari, arriva senza acceleratore, è limitata a 25, però esteticamente questa bici dà un po' nell'occhio, ed utilizzarla senza acceleratore e limitata a 25, ok, si può fare, però secondo me non c'ha proprio senso. Questa io ve la consiglio proprio per più uso mountain bike, enduro, divertimento, fuoristrada, che per un utilizzo lavoro, spesa, ecco. Ok, guardate che bella questa strada, siamo praticamente sullo stesso livello del fiume e guardate questo fiume com'è limpido, ragazzi. Adesso più tardi ci fermiamo, ve lo faccio vedere meglio. Strada super accidentata anche con qualche fosso. Guardate qua, c'è anche un po' di fango. Full watt, non full gas. Guardate, stradina stretta e sterrata, 45 km orari, 47, 49, 50, 51, 54, 55 km orari, ragazzi, 56, su una strada sterrata, si salta, spettacolo, spettacolo, anche i freni, vedete, sullo sterrato, super modulabili. Qui rallentiamo perché siamo praticamente a un passo dall'acqua, guardate com'è limpida l'acqua per essere un fiume, una stradina bellissima, bellissima. So che alcuni tra di voi sono tipo super contrari all'elettrico e alle bike, però vi dovete fidare se vi dico che qua ci si diverte. Cioè, per fare fuoristrada, enduro, le bici elettriche sono, secondo me, il mezzo più economico, più accessibile per entrare in questo mondo, ma anche per chi come me è tipo a 30 anni e non si vuole comprare per il momento una seconda moto, un enduro, assicurazione, bollo, eccetera, ma vuole soltanto un mezzo così proprio per divertirsi senza pensieri e senza costi. È la cosa migliore in assoluto. Della ciclistica credo che parlino da sole le immagini, parli da sole il video. Siamo a 50 km orari di nuovo. Guardate il fango, sto passando proprio a manetta sul fango.
E come vedete la bici non ha nessun problema, nessun problema. Spiegatemi come fa ad essere così limpida l'acqua di un fiume che passa in una città. Cioè si vede il fondale. Boh, io per me queste cose sono assurde. Guardate che spettacolo qui su questo ponte. Ci troviamo proprio vicino al fiume e adesso ve la faccio vedere nel dettaglio. Duots S26. 26 perché, come dicevo, ha i cerchioni da 26 pollici con degli pneumatici invece da 4 pollici. Quindi queste sono le dimensioni degli pneumatici. La caratteristica che rende questa bici un vero e proprio mostro è il doppio motore. Infatti, come vedete, ha un motore sia sul mozzo anteriore da 750 watt sia sul mozzo posteriore, sempre da 750 watt. Quindi in totale abbiamo 1500 watt. Infatti anche qui tra i pedali abbiamo il controller che regola il motore anteriore. Motore che si attiva e si disattiva tramite questo tasto che troviamo qui sul manubrio a sinistra. Sempre su questo blocchetto abbiamo l'interruttore per le luci e il clacson che è elettrico. Poco più spostati a destra invece abbiamo il tasto di accensione e il tasto più e meno che ci permette di navigare nel display. Display che, come vedete, è molto bello, si legge benissimo anche sotto la luce del sole, vedete siamo proprio sotto la luce del sole. Display da cui si può vedere il voltaggio della batteria, il tempo di uso parziale dell'e-bike, chilometri e chilometri totali. Invece qui in basso a sinistra abbiamo il livello di assistenza di velocità del motore elettrico che va da 1 a 5. In alto a sinistra abbiamo l'iconcina che il Bluetooth funziona, in alto a destra il livello della batteria e ovviamente sul centro la velocità, il tachimetro. Spostandoci sulla destra abbiamo questa presa USB per poter caricare il cellulare e ovviamente il selettore del cambio, col quale con questo inseriamo, aumentiamo il rapporto, mentre così spingendola col pollice diminuiamo. Cambio a 7 rapporti, classico Shimano Tourney. Come vi ho detto prima abbiamo anche l'acceleratore. Ovviamente sempre sullo sterzo abbiamo il freno posteriore sul lato destro che è idraulico e guardate che bella anche la rifinitura in carbonio con il logo della Duots, adesso ve lo faccio vedere anche dall'altra parte, ed è regolabile tramite questa vite. Sulla sinistra abbiamo invece il freno anteriore, da qui si può vedere meglio la texture in credo finto carbonio, non credo sia vero carbonio, ma di una qualità davvero alta, cioè sembra vero carbonio. Anche qui il freno anteriore ovviamente è regolabile. L'e-bike, come vi ho detto prima, si presenta con un'estetica super aggressiva che non sembra nemmeno una bici, ma proprio pochi minuti fa una ragazza che è passata mi ha chiesto se è una bici o una moto, perché a tutti gli effetti, se non fosse per i pedali, sembra effettivamente una moto. Estetica davvero cattiva, da vera enduro, assomiglia un po' alla Dalaria, che è l'enduro elettrica che per ora va di moda. Abbiamo freni idraulici sia all'anteriore che al posteriore. I dischi sono da 180 mm. Queste gommone fatte con questo tassello super aggressivo si gonfiano a una pressione di 1.5 bar, quindi una pressione da moto da enduro, come un 125 due tempi per intenderci. Parlando di ciclistica abbiamo un telaio in alluminio davvero ben realizzato, guardate anche i dettagli e le rifiniture, una forcella anteriore con il precarico regolabile e qui sulla destra, come tutte le forcelle di questi bike, si può addirittura bloccare l'escursione. Forcella che avete visto nel test ride risponde perfettamente alle buche, al fuoristrada, al fango, all'erba, veramente un'ottima forcella. E anche l'ammortizzatore posteriore garantisce un buon comfort, ma allo stesso tempo non scalcia, non veramente ottimo. Sembra a tutti gli effetti un mono ammortizzatore di una moto, anche di fascia media, cioè nel senso ho provato moto che scalciano molto più di questo ammortizzatore, quindi fantastico, veramente perfetto per l'utilizzo in fuoristrada. Ed in mezzo ai due tubolari del telaio abbiamo questa grandissima batteria che pesa circa 5 kg, è removibile ovviamente con la serratura, si gira la chiave e si rimuove alzandola. Si può tranquillamente tenere la bici in garage e ricaricare comodamente la batteria a casa. Batteria che, come vi ho detto prima, ma ve la mostro anche nel dettaglio, ha una capacità di 960 watt-ora, 48 volt, 20 ampere, si carica a 4 ampere, quindi più o meno 6-7 ore per ricaricarla dallo 0 al 100%. Garantisce un'autonomia che può da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che utilizzandola in maniera standard, quindi andando a 25-30 km/h, si superano tranquillamente i 100 km di autonomia. Quando si va a inserire il motore anteriore, quindi il dual motor e i 1500 watt, e si utilizza in fuoristrada e sfruttando al massimo il motore, scende a 50 km. Ma comunque promossa per quanto riguarda l'autonomia. Come avete visto sul canale, ho provato anche altri bike con batteria da 960 watt-ora e nonostante non abbiano il doppio motore, l'autonomia è più o meno uguale, quindi 60-70 km è un utilizzo, diciamo, spinto, e 110-120-130 è un utilizzo invece parsimonioso. Questa fa praticamente la stessa cosa, però
però con la differenza è che qua abbiamo 2000 watt di picco e 1500 watt di potenza e un peso superiore. Vi mostro esteriormente anche il cambio Shimano Tourney da 7 rapporti. Sull'anteriore abbiamo soltanto una corona, scelta che io apprezzo perché sinceramente mi dà fastidio spippolare sia con la corona che con il cambio posteriore. Preferisco avere soltanto 7 marce al posteriore. Il far anteriore ovviamente è a LED e si vede molto bene di sera. Come vedete è pieno di moscerini e terra. Questo vi fa capire che si raggiungono velocità al quale i moscerini addirittura si schiantano. Sul posteriore abbiamo uno stop con doppio LED, uno come luce di posizione e una come luce freno. Incluso nella dotazione standard abbiamo anche questo telaietto portapacchi, il parafango posteriore, molto utile come vedete soprattutto quando si fa fuori strada o si va quando piove, e il parafango anteriore che è presente soltanto nella parte posteriore della ruota, non su quella anteriore che invece rimane libera per poter fare terreni fangosi, così non c'è il rischio che si incastri il fango. Vi mostro anche la sella posteriore che ha anche due molle qui sul retro, veramente comodo, e una presa d'aria per il sedere, ovviamente regolabile. Io lo tengo, vedete, molto molto basso, anche più basso di quello che è la mia altezza. Intanto la bici va benissimo anche per persone alte. La tengo così bassa perché, come avete visto, quando salgo le scale, scendo le scale, ho più controllo del mezzo. Ovviamente la gamba non è perfetta durante la pedalata, però con un motore da 1500 watt diciamo che utilizzo molto di più il motore che le gambe. Lo sterzo anteriore invece non è regolabile in altezza, soltanto in inclinazione, e io l'ho messo nell'inclinazione diciamo un po' più arretrata possibile. Vi ricordo, codice sconto MARS94S26 per 70 euro di sconto. Link in descrizione. Penso di avervi mostrato le cose più importanti. Se avete altre domande fatemele tra i commenti e adesso facciamo le conclusioni direttamente in sella. Traiamo quindi le conclusioni di questo test ride, di questa recensione di questa Duoz S26. Arriverà anche un confronto tra questa S26 e la C29, perché ho già ricevuto qualche richiesta di confronto e la farò più avanti nei prossimi video. A chi consiglio questa Duoz S26? La consiglio sicuramente a chi la vuole utilizzare in fuoristrada, in montagna e ci vuole fare anche acrobazie. Come vedete si riescono a salire e a scendere le scale, si riescono a fare pendenze davvero importanti, ad arrampicarsi, ad effettuare delle vere e proprie mulattiere. Quindi sicuramente la consiglio a chi la vuole utilizzare per divertirsi o per fare sport, per fare attività fisica. L'unico difetto che gli ho trovato un po' è il peso, ma è giustificato da tutto quello che è montato su questa bici. Quindi magari se volete una bici elettrica un po' più pura da utilizzare proprio più come bici, come mountain bike, forse è meglio la C29, ma ve ne parlerò appunto come detto prima in un video dedicato. Io adesso mi godo questa splendida domenica mattina soleggiata d'inverno con una temperatura perfetta, un clima perfetto, e qui ad Hannover in Germania secondo me è il posto migliore per avere una bici come questa. Guardate che bello qua il fiume che si passa e si ripassa attraverso questi ponticcioli davvero suggestivi da fare in bici. Grazie mille Duoz per avermi inviato questa S26 e la C29 e avermi reso quindi ambassador di questo brand che devo dire supporto tantissimo, perché oltre a vendere dei prodotti molto molto validi garantisce anche una grande rete di assistenza. Seguite anche il gruppo Facebook Duoz, dove ci sono tutti i possessori o gli aspiranti possessori, e vedete che proprio Duoz è presente ad aiutare chi compra questa bici. Come tutte le bici, come tutti i prodotti, ci potrebbero essere dei problemi, ma l'importante è come si cerca poi di andare a risolvere i problemi. E Duoz, anche nel post vendita, è un top brand, quindi complimenti Duoz. Vi ricordo di guardare i link in descrizione perché appunto avete uno sconto di 50 euro. Tra i commenti potete chiedermi qualsiasi cosa e vi risponderò, e vi consiglio appunto di farlo nella sezione commenti sotto questo video di YouTube e non in privato, perché così tutti possono vedere le risposte ai commenti. Se ne avete comprato uno, se possedete una Duoz, fatemi sapere anche come vi trovate. Se volete supportare questo video e il canale, lasciate un mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ultimo test di velocità massima: 40, 42, 44, 45, 47, 50. Guardate anche la stabilità in curva: 51, 52. Fantastica. Duoz.com, codice sconto MARS94. Ci vediamo in un prossimo video.